Lui è un ragazzino e cresce in fretta. Che qua. Sono sicuro che se io avessi la pazienza di stare qui a guardarlo, riuscirei a sorprenderlo mentre cresce. Fino a pochi giorni fa era alto fino a qui. Siamo alla fine del mese e la luce è grigia. Fra un paio di giorni con i vetri puliti crescerai di tanto. E fra due mesi sarai diventato un alberello. Dopodiché farai i tuoi fiori bianchi e morirai. Sì, perché non vivono più di una stagione le piante di basilico. E io a volte mi chiedo se non l'ho scelto per egoismo, perché non voglio che mi sopravviva. Ma non posso rimproverarmi nulla. Lo lavo ogni giorno, lo tengo alla luce, a ognuno il suo tempo. I bambini mi hanno mandato un fumetto. È stato un pezzo d'oggettino. La storia di Pluto. Neanche lo sapessero che proprio di Pluto ho più bisogno qui dentro. La notte. Mio figlio dice che chiedono di me che vorrebbero vedermi. Chissà se è vero. Comunque, no, io non voglio andare, ho in visita a casa mia, credo che mi sentirei morire di vergogna. E neanche incontrarsi fuori è possibile. Incontrarsi dove? In un bar, come amanti clandestini. Farle vedere. Vorrei solo scegliere il tempo. E chi non lo vorrebbe? I miei compagni dicono che preferirebbero morire d'estate. Col sole che entra dalla finestra spalancata lì e li scalda per l'ultima volta. Io no. Io vorrei morire a Natale. Col grande albero illuminato nella piazza, mentre cade lenta la neve su tutta Paperopoli. E io la guardo volteggiare nell'aria, in compagnia dei miei due fratellini, qui e qua. E mi sento a casa, al caldo, al sicuro, con le mie zampe infilate nei miei scarponcini gialli e il copriorecchi a batuffolo che mi scalda delicatamente le orecchie come la carezza di un figlio bambino.